Buonasera amici, stasera preparo il lintingolo, il sugo per i miei gnocchi. E ho comprato questi bellissimi gamberi rossi, ho già preparato, questi qui sono degli asparagi selvatici spezzettati, messi in padella e lasciati stufare per circa 20 minuti aggiungendo un po' d'acqua e alla fine quando l'acqua si ritira rimane solo l'olio, si aggiunge un pezzettino di aglio. Adesso vi faccio vedere come si puliscono i gamberi rossi. I gamberi poi in generale, eh. Allora, togliamo ovviamente le zampine. Stacchiamo il carapace. Prendiamo la coda stringendo e tiriamo. Per togliere l'intestino, inseriamo uno stecchino e viene su. E lo mettiamo a dimora, senza sciacquarli questi, perché erano già pulitissimi, insomma. Poi sono gamberi di ottima qualità. Con questi si potrebbe fare anche un aperitivo di crudo, ma noi stasera facciamo questo. Allora, stacchiamo il carapace, come vi facevo vedere. Premiamo sulla coda e stacchiamo il resto. Infiliamo lo stecchino, tiriamo su e si toglie tutto l'intestino. Abbiamo preso una padella bella capiente. Andiamo a mettere un bel po' di olio Evo. Aspettiamo che va insomma, a temperatura. Mentre aspettiamo che l'olio va a temperatura, io mi preparo un po' di vino per sfumare. Non aggiungerei aglio o altro perché falsiamo il sapore di questi gamberi che di per sé hanno un sapore squisito. Ok, tagliamo i nostri gamberi. La cottura deve essere veloce, massimo un minuto, ecco. Poi riaccendi. Ok, i gamberi stanno andando. Ripeto, la cottura doveva essere veramente breve. Sfumiamo con un goccino di vino e copriamo. Ok, la cottura c'è. Ora prendiamo i nostri asparagi selvatici, togliamo l'aglio e andiamo ad unire il tutto. Cercando di non farne perdere perché ci ho lavorato tanto e sono preziosi. Vedete, è una salsa velocissima, che dà un gran sapore. La potete fare con la pasta, la potete fare col riso. Io in questo caso oggi la faccio con i gnocchi e ve li faccio anche vedere. Eccoli qua, sono pronti, vedete? Dopo che l'avrò bolliti e quant'altro, vi farò vedere il piatto finale. Andiamo a calare i gnocchi per poi condirli con la nostra salsa di asparagi selvatici, gamberi rossi. Quando verranno su, saranno cotti. I nostri gnocchi sono venuti a galla e adesso li andiamo a mettere in questa salsa di mamma mia, ne sono venuti proprio tanti. Ok, e pensare che siamo in quattro a mangiare, eh? Però ci abbiamo fame. Sì.
Io direi basta qui. Profumo, ragazzi. Aggiungiamo un po' di pepe. E il nostro piatto è pronto. Buon appetito da Rita. Alla prossima.